2005 del display di campo, 2005, quindi centesimi, non decimi. E qui c'è questo 800 maschile di buon livello, si rivede anche qualche nome come Florent Lacasse, francese di uno straordinario talento, quantomeno in età giovanile, ha fatto tutta una serie di record giovanili della Francia, questo ragazzo di colore dalla bella corsa, Florent Lacasse, classe 1981, che si è un po' perso per strada per quei malanni, quegli acciacchi con cui devi, per forza di cose, non necessariamente, ma capita, fare i conti. La cassa è dell'81. Ancora non esce il risultato ufficiale dei... Tanto chiede i 4,55, andata a sistemarsi da sola, proprio per meglio capirci con i giudici, la quota all'atleta della Russia. 4,42 saltati, 4,55 ora. Adesso può fare tutto con comodo da sola, mentre chiamati in pista gli 800isti. Tatiana Polnova, personale di 4,78, quest'anno è arrivata a 4,56, una atleta di 20 anni, ma siamo agli 800 metri. Eccolo qui l'americano Will Lear dell'Oregon, come dice la sua maglia. Darren Sinclair, il britannico, è alla corsia 2. In questa prova ci sono elementi come Ruben Bett, il keniano, Christian Obrist, che si rivede su distanza più corta, quest'anno ha fatto meglio in proporzione, in proiezione sugli 800 che non sui suoi 1500 metri, è arrivato ancora in crescita di condizione ma non ne ha approfittato, proprio per una gara con condotta tattica, anche con gara tattica difficile da decifrare, nella batteria dei campionati del mondo. All'interno c'è Goran Nava, italo-serbo, mamma di Belgrado, ha entrambe le cittadinanze, il ragazzo milanese che gareggia per la Propatria Gus Milano e ha optato per la cittadinanza di mamma proprio perché è chiuso in ambito Federazione Italiana dai risultati di altri come Riffeser. Il calendario da aggiornare è questo: dopo Padova ci sarà Rovereto martedì sera, poi Bruxelles, la gran finale della Golden League il venerdì successivo, la domenica successiva la prova di Rieti, una delle ultime se non l'ultima del calendario assoluto. Domani ci sarà Gateshead dalle 3 in poi nel pomeriggio in diretta su Rai Sport Più. 3 ore Gateshead, gara di buon livello, il prossimo anno sarà inserita assieme a Londra come altra prova britannica all'interno del Diamond League. Mattia Picello, intanto, per chiudere la presentazione, a fianco a lui c'è Vincent Kiilu, il keniano che scapperà via veloce perché farà da lepre in questa gara. Il 4 la gara di Bruxelles, appunto, il 6 di settembre la gara di Rieti, poi il Decanassion, appunto, mercoledì di quella settimana, anche questo in possibile diretta su Rai Sport Più. Per chiudere a Salonicco, la seconda città greca, con la finale dell'atletica mondiale, le World Athletics Finals, 12-13 sabato e domenica successivo. In pratica questa è la chiusura della stagione internazionale. Sì, ci sono altri meeting, quello di Shanghai, quello di Daegu, Shanghai in Cina, Daegu in Corea del Sud, la località che ospiterà il prossimo campionato del mondo, mentre il campionato d'Europa del prossimo anno sarà a Barcellona. E a chiudere per l'atletica italiana, l'ultimo fine settimana di settembre, con tutte le società impegnate nella Serie Oro, Serie Argento e via così. Serie Oro con, sempre in questa regione, Caorle in provincia di Venezia. Arriva il risultato ufficiale. Elisa Kuzma 2,0005 per la modenese. Yusnei Santiusti, cubana della Sindustria Sport, 2,01,29. Morgan Yusini, americana, 2,02,22. Yekaterina Zavialova, Russia 2,03,87, Yolanda Ceplak, Slovenia 2,04,62. Le italiane, Lorenza Canali 2,04,93, Chiara Nichetti 2,05,59, Alessandra Finesso a 2,06,87. Certamente un risultato più che soddisfacente per Elisa Kuzma, proprio questo tempo da 2,005, ma una vittoria autoritaria in un meeting importante, mentre qui sono 12 gli atleti che hanno preso il via questa finale diretta degli 800 maschili, come era la finale diretta dei 100 femminili, mentre i 100 maschili avremo tra poco le due finali.
Davanti c'è Vincent Kiilu, Kenya. Kiilu, poi c'è l'americano Kajuan Williams col numero 42, dietro con il 45 si vede proprio Florent Lacasse. Passaggio a 51 e qualcosa, no, si è fermato a 49-91, ma l'impressione è che si è fermato un po' prima. Io ho un 49-72 manuale, lei di campo per il 49-51. Kiilu ancora va e va bene. Kajuan Williams, Kiilu che tiene fino ai 5,50, fa fino in fondo il suo mestiere di lepre, anche 600 diciamo. Siamo a 1,17,16 ai 600 metri. Assolutamente non male, Kajuan Williams, Ruben Bett, sono loro, intanto si batte bene dietro la coppia Goran Nava, Christian Obrist. Adesso è davanti Ruben Bett, Kajuan Williams, Ruben Bett e Kajuan Williams, poi c'è Darren Sinclair che va in terza posizione, anzi va a superare Kajuan Williams, chiude discretamente Christian Obrist e chiude con un eccellente 1,45,19. Ruben Bett, bella gara la sua, ha fatto anche una discreta gara la coppia Obrist-Nava. Ruben Bett a chiudere 1,45,19, due belle gare di 800 metri, aspettiamo per un attimo almeno il tempo di accredito, a meno che non si tardi come già per la gara femminile, altrimenti pausa di 30 secondi già da mettere in preventivo. L'entrato finale Kajuan Williams ha speso troppo e viene scavalcato da Darren Sinclair. Arriva il risultato 1,45,21 per Ruben Bett, keniano, Darren Sinclair, il britannico 1,46,20, Kajuan Williams, l'americano 1,46,67. Il quarto posto dovrebbe essere di Christian Obrist, che tira il collo e le spalle un po' come fa lui quando è impegnato nelle volate. Lì c'è anche Goran Nava che si sta ben battendo, il milanese di Serbia. Kajuan Williams ha chiuso in 1,46,67. Vediamo se c'è tempo e modo per dare il risultato. 1,45,21 viene ufficializzato il risultato di Ruben Bett. Ancora qualche secondo, cercando di ingannare l'attesa per i risultati di chi seguiva. Obrist, Nava, Nava, Obrist e altri. Florent Lacasse